Fare l'imprenditore oggi è sicuramente non solo un mestiere, un'attività, ma potremmo dire che se lo fai bene, rispettando tutte le normative, le leggi, è anche un piccolo atto di eroismo e di altruismo. Altruismo perché? Perché lo fai sicuramente per te stesso, l'imprenditore, ma hai la responsabilità di tanti dipendenti, i quali a loro volta sono un microcosmo, hanno una famiglia, hanno i loro impegni, il loro mutuo, i figli che studiano, eccetera. Quindi un'impresa è una organizzazione complessa nella quale, oltre alla finanza che l'imprenditore ci deve mettere, deve considerare che ci sono i propri collaboratori, che siano amministrativi, operai, commerciali, chi più ne ha ne metta, che devono essere poi organizzate all'interno di un obiettivo, di una pianificazione, di un progetto, dove la finalizzazione, il codice civile direbbe il lucro. In realtà c'è tanto impegno, passione, c'è una vision, ci sono desideri, e non solo quelli dell'imprenditore, ma di tutti i collaboratori che, chi più o chi meno, condividono anche con le loro passioni gli scopi e i risultati dell'azienda. E se sono raggiunti, se ne ha un vantaggio a 360 gradi. L'azienda sta in piedi, continua a prosperare e può anche, poi questo dipende da quanto illuminato è l'imprenditore, far sì che si possano condividere i vantaggi e i risultati tra tutte le maestranze e tutti coloro che hanno dato il loro fattivo contributo per il raggiungimento positivo degli obiettivi che ab origine ci si era prefissati. E questo è di pancia il ragionamento complessivo, e non è poca roba. Un'avventura, fare l'imprenditore è un'avventura, è in mezzo a tanti ostacoli, a tante difficoltà che si chiamano mercato, che si chiamano adempimenti e che si chiamano incertezze delle situazioni. Detto ciò, superato ciò, l'imprenditore si trova, quando è in itinere, cioè che è in attività, è in corso, che sta guidando la sua automobile aziendale, ha sempre due grossi problemi, o meglio, circostanze che deve affrontare. Sono un po' come i pedali della bicicletta azienda: da una parte ha l'esigenza di accedere al credito e dall'altra la gestione del debito. Questi sono i due pedali: accesso al credito, gestione del debito. Certo, perché? Perché l'azienda è come un camion, un'automobile, ha bisogno di carburante per muoversi e quindi ha bisogno di finanza, ha bisogno dei quattrini da investire nei progetti per finanziare i progetti. L'accesso al credito un imprenditore lo può acquisire sostanzialmente in tre modi: o attraverso il credito d'imposta, perché magari ha fatto delle ricerca e sviluppo e ha implementato la propria azienda e quindi viene premiato dallo Stato con la possibilità di poter compensare determinati investimenti che ha fatto, e quindi ha diritto a questo credito d'imposta, oppure tramite finanza fresca diretta, che è quanto si può andare a chiedere in termini di finanza da parte dell'impresa alle banche, alle finanziarie. E poi abbiamo l'accesso a finanza tramite la partecipazione a bandi, che possono essere europei, nazionali, regionali o ancora più locali. Ecco, queste sono quindi le tre forme di accesso al credito che l'imprenditore ha, oltre ovviamente quella di mettersi le mani in tasca e utilizzare i propri risparmi, i propri fondi, le proprie riserve che aveva accumulato in passato, che si è fatto prestare da familiari o che insieme ai soci ha destinato alla propria intrapresa. Per quanto riguarda poi invece la gestione del debito, che cos'è il debito? Il debito sono tutte quelle poste e partite che l'impresa, l'azienda deve dare e pagare e corrispondere
a chi ha dato merci, supporti, consulenza all'azienda stessa. E quindi quelli sono dei debiti, sono impegni che devono essere saldati. A volte però questi impegni, questi debiti possono diventare esorbitanti, cioè molto elevati, magari anche in concomitanza con determinate situazioni di crisi di mercato, cioè quando l'impresa poi non fattura perché c'è una stasi, uno stallo nella vendita dei servizi e prodotti di questa azienda. Ed ecco che allora la gestione del debito diventa critica. Perché? Perché la banca ti chiede di rientrare, perché il fisco vuole giustamente ciò che gli compete, l'IVA piuttosto che altre voci, e i creditori vogliono essere pagati per le consegne che ti fanno. Ecco che in questo caso non deve essere gestita questa situazione debitoria complessiva tanto non lasciarla non gestita, e poi non va gestita alla garibaldina, ma va anch'essa gestita in modo scientifico, cercando di pianificare delle soluzioni. Le soluzioni ci sono anche quando debito è importante, ed oggi come oggi c'è la possibilità di poter tutelare l'azienda facendo in modo che essa non possa essere preda dei primi aggressori che vogliono essere pagati tutto e subito in una situazione appunto di difficoltà. C'è la possibilità di difendere l'azienda, di fare in modo che l'azienda possa proseguire, perché un'azienda che può proseguire nella propria attività è in condizione di produrre reddito, e quindi magari diluendo la modalità e la tempistica dei pagamenti, di effettuare i pagamenti sia di ciò che va doverosamente allo Stato che di ciò che va doverosamente ai creditori ordinari, quali possono essere banche e fornitori. Ciao.